Stai diventando grande, sai? Io sono un bimbo di 4 anni o poco più. Esploro il mondo, io caio. Ho sempre un gran da far. Guardo per imparare ciò che sta intorno a me, caio. Guardo colori e insetti volar. Scoprirò il mondo con mamma e papà. Pian piano crescerò, fretta io non ne ho. Gioco imparando, io caio, 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 caio. Sono io! Caio, il pompiere. Ma che cos'era questo strano suono? Caio partì subito in esplorazione. Papà, ma che cos'è questo strano odore che c'è qui dentro? Ho bruciato un toast e ho fatto scattare l'allarme antincendio. L'idea che potesse scoppiare un incendio metteva paura e Caio era molto preoccupato. Un incendio? Non c'è da preoccuparsi, era solo un pochino di fumo, ma ormai è tutto finito. Lo sai, forse adesso è il caso di fare una piccola prova antincendio. Così anche mamma e Rosy sapranno cosa fare se scattasse di nuovo l'allarme. La proposta era eccitante e Caio non vedeva l'ora di metterla in pratica. Vado subito a dirlo a mamma e a Rosy. Andiamo, Gilbert! Caio sapeva che i pompieri erano sempre pronti ad intervenire in caso di incendio. Sta attento perché io sono un pompiere! Torna qui! Allora, state attenti. Questa è un'esercitazione antincendio. Per prima cosa ascolteremo di nuovo l'allarme in modo da riconoscere il suono. È un'ottima idea. Voglio farlo scattare io. Per favore. Papà spiegò a tutta la famiglia che nel caso fosse scattato l'allarme, la prima cosa da fare era uscire di casa il prima possibile. Senza perdere tempo. Avete capito? Vogliamo fare una prova? Corriamo subito fuori! Svelto, Gilbert! Ecco fatto. Ora ricordate che in caso di incendio, una volta usciti di casa, non bisogna rientrare per nessuna ragione. Avete capito? Ma certo! D'accordo, adesso assicuriamoci di essere tutti fuori. E poi chiameremo i pompieri dal telefono dei vicini. Caio fece finta di essere un pompiere chiamato sul luogo dell'incendio. Il nostro piccolo amico immaginò che i fiori stessero andando a fuoco. Era il gioco più divertente che avesse mai fatto. Guardate, io sono un valoroso pompiere! E anche di quelli coraggiosi. Oh. Ehi, sta attento a dove spruzzi l'acqua, signor pompiere! E fu così che Caio e la sua famiglia portarono a termine la loro prima esercitazione antincendio. Thank you.